un movimento giovanile delle Acri a livello provinciale. Per anche per il fotografo. Ti vedono. Spacco l'obiettivo però. Io vi ringrazio le Acri di Manerbio per averci invitato. Quando me l'hanno detto sabato scorso non avevo anche capito bene cos'era, perché c'era il congresso. Però la sorpresa nel vedere che avete, quando sono entrato ho visto questi giovani, questi sono in 40, ho detto, forse complimenti alle Acri di Manerbio, cioè uno dei nostri cavalli di battaglia è quello di ricostituire un po' il gruppo giovanile delle Acri, perché purtroppo le c'è, o meglio, le Acri sono forti, però diciamo che la maggior parte dei cicli, come se ne è accorti, l'età, le persone in gamba e tutto, però è un po' quella, mancano molti giovani. E siccome è difficile dialogare con i giovani e farli venire quando hai delle imposizioni dall'alto, cioè devi venire a fare questo e questo, un giovane ti dice sì, cambio strada e faccio quello. Una delle cose che propongo io, uno dei miei veri cavalli di battaglia, 2 o 3 anni che batto il chiodo e circoli, provate voi a avvicinare i giovani su quello che piace a loro. E tocca, vengo qua, mi trovo questi ragazzi che si sono avvicinati all'Acre con un loro progetto, e non veniamo, noi facciamo questo, perché non ci leghiamo a qualcuno e facciamo vedere che riusciamo a popolare qualche giovane. Questo devo veramente complimentarvi col circolo di Manerbio, perché non sono molti circoli nella provincia, anzi pochissimi, innanzitutto che hanno il coraggio di dare spazio ai giovani, che non è facile, perché tutti vorrebbero avere dei giovani, ma fare quello che dicono, ma provare un circolo ad aprirsi e a dire ai giovani vieni, ti lascio il tuo spazio, cerco io di umilmente di capire quello che fate voi, non è facile. Invece qua ho visto che l'hanno fatto, quindi tanto vi cappello, chapeau al circolo di Manerbio. Innanzitutto vedo anche delle energie giovanili molto forti. Noi quest'anno come giovani stiamo facendo un percorso sugli stili di vita, sulla crescita, stili di vita sostenibili, qui c'è anche il turismo responsabile. Vediamo che sono cose che sono anche difficili perché poco conosciute. Però abbiamo trovato che ci può insegnare i nostri maestri, quindi sicuramente se mi date i dati vi contatterò, magari un giorno venite anche a raccontarci quella parte, vediamo di stabilire un legame che penso possa essere molto più che positivo, per noi sicuramente, per voi lo spero. Però volevo, grazie di tutto, grazie per quello che fate, e continuate a dare un grazie a ma non lasciarlo che abbiamo bisogno di voi. Grazie a te. Poco nero. Tu lo sai.